forza vitale era l'amore, e da questo venne sempre guidata nei vari stati del suo pellegrinaggio terreno, meditando assiduamente la passione salvifica del Figlio tuo. Divenuta esempio di sacrificio e di umiltà, arrivò al grado supremo dell'amore, che per la via della croce conduce gli uomini alla gioia vera e alla luce della risurrezione. E noi, uniti agli angeli, agli arcangeli e alla moltitudine dei cuori celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continua a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione. Nell'attesa della tua venuta. Nell'attesa della tua venuta. Celebrando il
il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo. Nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Rita e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Renato, il Vescovo che presiede questa liturgia, Robert, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi il dono della pace. Agnello di
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato. Presente il Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Yeah.
come salva, mio Signore, mio Dio. Io vengo a te per adorarti, Gesù, per contemplare il tuo splendor, con i fratelli membra del corpo tuo. Io vivo il tuo perdono in me, con la tua parola mi istruisci tu, col tuo spirito mi guidi al Padre. Preghiamo. Ora che ci siamo nutriti, o Padre, delle gioie del cielo, umilmente ti preghiamo, fa che portiamo impressi nel nostro cuore i segni dell'amore e della passione del Figlio tuo e godiamo il frutto di una pace duratura per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la festa di Santa Rita, vi benedica e vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Santa Rita la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in Santa Rita ci ha offerto in segno di dedizione a te e di solidarietà fraterna, vi rende capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Amen. La celebrazione eucaristica ha terminato. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. In ordine e custodendo il silenzio, adesso ci prepariamo per la processione per andare dinanzi al sagrato della Basilica per la supplica e la benedizione delle rose. Riprendiamo la linea da Cascia, dove proprio in questo momento è terminata la solenne celebrazione del pontificale e siamo in attesa proprio della supplica a Santa Rita e del momento attesissimo della benedizione delle rose. E noi saremo qui a farvi compagnia e a vivere insieme questi momenti. La linea adesso va a Fabio Bolzetta con l'informazione di TG2000 e noi ci vediamo dopo.
Buongiorno. Edizione Flash di TG2000, riprendiamo la linea qua da Di Buon Mattino per vivere, per continuare a vivere questa festa di Santa Rita che ci mette costantemente in collegamento con Cascia, fra cui ci ricollegheremo fra pochissimo, lo ricordiamo, per la supplica alle rose, per la supplica a Santa Rita e la benedizione delle rose. Nuovamente buongiorno a padre Vittorino Grossi, direttore della rivista Dalle Api alle Rose, e il colonnello Francesco Laurenzi e Laura Patrioli, tutti qui per testimoniare questa vicinanza con Santa Rita. E prima, padre Vittorino, ci dicevi, oggi è proprio il giorno in cui quel profumo di rose entra proprio nelle nostre case e nelle nostre famiglie. Sì, Santa Rita è diventato un profumo per ogni famiglia, perché lei è diventato un esempio, e ogni donna soprattutto, come può, cerca di imitarla, anche se la condizione della donna di oggi non è la medesima del tempo di Santa Rita. Però si avverte che Santa Rita è presente nelle famiglie. La supplica, si prega Santa Rita, che lei è stata esaudita per il grande amore che ha avuto per tutti, per coloro che hanno ucciso il marito, per i figli, per le monache dove è entrata, e lei ha abbracciato tutti, e questo abbraccio naturalmente lo consegna come profumo in ogni famiglia nel simbolo della rosa. Ora la supplica è questa fiducia recuperata che Santa Rita, il Signore, grazie anche alla preghiera di Santa Rita, ci dà una mano. È bellissimo come nella rito liturgico del pontificale a Cascia, il rito liturgico sintetizza la vita. Ciò che è stato fatto durante il rito liturgico poi si realizza nella vita. E questo che ci portiamo da ogni santa messa che noi celebriamo. E oggi che è la festa di Santa Rita, a casa che ci portiamo? Primo, nella prima lettura, che la donna ha sempre l'orecchio alla sapienza di Gesù Cristo, come Santa Rita ha avuto sempre l'orecchio alla sapienza dell'amore di Gesù crocifisso. Secondo, non rendere male per male a nessuno, cerca di fare il bene. E questo è il sapore della donna nelle famiglie anche oggi. Non rendono male per male, né al coniuge, né ai figli, né alle famiglie del coniuge, né ai vicini. È il sapore della vita, è la sua sapienza. E questa di questa benedizione ringraziamo oggi Santa Rita, che ce ne fa prendere coscienza. Oggi stiamo seguendo, padre Vittorino, proprio in questo momento stiamo vedendo le immagini del sagrato. Siamo sempre a Cascia, sta arrivando tantissima gente per il momento attesissimo della supplica a Santa Rita e la benedizione delle rose. Prima ci parlavi delle famiglie, della famiglia, e una famiglia oggi è qui con noi, perché è quella del colonnello Lorenzi, di Laura. Io volevo chiedere una cosa al colonnello. Colonnello, Santa Rita nella vostra vita cosa ha significato? Sarebbe stata diversa il vostro matrimonio senza quella presenza di Santa Rita? No, io ti dirò qualcosa in più, non ci sarebbe stato. Al di là di tutte le belle parole che mi hanno sorpreso e mi piacerebbe risentirli, noi Santa Rita l'abbiamo vissuta come un fatto che stava là, e devo dire, cioè, per brevità, che ci ha cambiato la vita. Se non ci fosse stata quell'incontro a Cascia, se non ci fosse stata l'occasione, all'ombra di Santa Rita abbiamo vissuto, e questo ci ha cambiato la vita. Abbiamo conosciuto tante persone, Vittorino ne è uno dei testimoni. Se non ci fossero state loro, ma anche voi, insomma, cioè, ci avete cambiato la vita, grazie. Ma che Santa bello, Rita, grazie, sì, grazie. Santa Rita, insomma, aiuta tutti quanti, però De più, è de vero, più. È vero che ha messo lo zampino iniziale, però voglio dire, c'è stato anche, certo, un andare avanti. Padre Vittorino, parlando della famiglia, parlando anche del ruolo, sì, delle donne, dice, il sapore della presenza femminile rende, certo, qualche cosa di diverso. Io penso che anche nella vita, immagino che una, certo, vita matrimoniale, certo, che va avanti da, sì, così tanto, se non c'è quell'idea di perdono, di conciliazione, certo, di ritrovarsi sempre di dare in pace, un sapore nuovo alle cose, un po' come il sale che si mette sulle cose, noi dobbiamo essere sapienti in quel senso, non teoricamente
capaci di fare grandi elucubrazioni mentali, ma per cogliere il senso della vita nelle piccole cose, questo è importante. E allora io proporrei di far parlare ancora le immagini questa mattina, perché vedete sono tante le rose ormai ai piedi di Santa Rita e vogliamo proprio tornare a Cascia. Apre il corteo Rita Bambina. I figuranti si posizioneranno adesso ai piedi del sagrato, sulle scale. Con le mani sorregge un cesto di pane a ricordo della sua generosità verso i poveri e i malati di peste. Segue Rita, ancora bambina, con le api in mano dentro un cofanetto, rievocando il tempo della sua prima infanzia, quando danzavano intorno al suo corpo senza pungerla. Dietro di lei gli anziani genitori Antonio ed Anna. È impersonata ora la seconda fase della vita di Santa Rita. Rita sposa insieme al marito Paolo di Ferdinando Mancini di Roccaporena. Li seguono i due figli Gian Giacomo e Paolo Maria, che la tradizione ci tramanda morti giovanissimi. Procede nella composta sofferenza di vedova Rita, segno di perdono e di madre sublime che ha donato i propri figli a Dio in nome della pace. Dietro di lei i tre santi protettori, San Giovanni Battista, Sant'Agostino, San Nicola da Tolentino. Segue una bambina che reca in mano un cesto di uva a significare l'obbedienza della santa che innaffiò un ramo secco e che inventò una vite rigogliosa. Rita in abito monacale, come allora vestivano le monache agostiniane dell'Umbria. La santa porta il crocifisso a ricordo di quello dal quale, dopo la predica del santo francescano Giacomo della Marca, ricevette la stigmata in fronte nel 1442, portandola per 15 anni. Riprendiamo la linea da Cascia. Padre Vittorino, che momenti stiamo vivendo? Stiamo vivendo un momento bellissimo. Io mi è venuto in mente che quando hanno, dopo il terremoto, hanno rinnovato la cupola di Santa Rita, hanno riaperto la basilica, mandai al vescovo di Mosca questo discorso: con Santa Rita si ricomincia con fiducia. E lui rispose: ringraziamo il Dio e Santa Rita che ricominciamo con fiducia, ognuno che abbia difficoltà in famiglia, nella vita. Stavamo assistendo poco fa appunto all'arrivo del corteo proprio di fronte al santuario, e nella rievocazione anche dei vari momenti, delle fasi della vita di Santa Rita, a simbolo c'era il cestino pieno di pane, a simbolo proprio della generosità che ebbe nei confronti dei poveri Santa Rita. Questo è anche un aspetto, forse non uno degli aspetti di cui si parla più spesso, ma un aspetto fondamentale per Santa Rita, la carità. Ma un ultimo pensiero che vorrei dare, perché ci domandiamo oggi come Santa Rita entra nelle famiglie e che famiglia trova. Oggi per esempio ci si sposa di meno, non è fatto bene, perché alla donna si toglie l'unico giorno per lei, la sua festa. Quando tu fai festa te lo ricordi sempre, ha qualche cosa di eterno. Dopo lei ritorna in famiglia, diciamo, agli affetti familiari, ai servizi o via dicendo. Ma questo penso che gli uomini devono aiutare le donne a sposarsi di nuovo, godere questo giorno. Ecco perché Santa Rita, il giorno del suo matrimonio, ha portato questo anello, che se l'è portato pure in convento, per dire non solo l'amore, ma il peso che ha avuto questo giorno nel fronteggiare la vita così come le è toccata. È questo che vorremmo augurare anche alla donna di oggi. Un
Intanto stiamo vedendo, Giacomo, perdonami, abbiamo parlato insieme, c'è tanta euforia oggi, vogliamo parlare tutti. Ti ho interrotto io, perdonami, stiamo vedendo le immagini, continua ad arrivare il corteo storico che sta entrando in Basilica, Giacomo. E allora, sentiamo, continuiamo a sentire un po' l'audio che ci arriva da Cascia, viviamo queste immagini. Arrivano ora i sacerdoti. I figuranti del corteo gentilmente dovrebbero permettere, creando un corridoio, l'ingresso all'urna della processione. I sacerdoti fra poco si reciterà la supplica a Santa Rita e si procederà alla benedizione di tutte le rose che portate con voi. Ecco che la processione fa l'ingresso all'interno della basilica. Momentaneamente si posizionano sul sagrato per la recita della supplica. Accogliamo il parroco di Cascia, Don Davide Travagli. Sta arrivando anche Sua Eminenza Reverendissima il Cardinale Robert Prevost Osa, prefetto del Dicastero per i Vescovi. Accogliamolo con un applauso, accompagnato dal Monsignor Renato Boccardo. Eccoli arrivare, non riesco a vederli, ma eccoli arrivare, sì, ai piedi del sagrato. Seguono il sindaco di Cascia con il gonfalone del comune di Cascia, le autorità della città gemellata, il sindaco dottor Maurizio Di Pietro, sindaco della città gemellata di Enna, quando si saranno tutti disposti sul sagrato si procederà alla recita della supplica e alla benedizione delle rose. Salutiamo e ringraziamo tutte le autorità civili, religiose e militari convenute qui questa mattina. Dallo studio di TV 2000, dallo studio 1, stiamo seguendo sempre per Di Buon Mattino questa lunga giornata insieme, questa lunga giornata di festa da Cascia, in attesa anche noi naturalmente della supplica a Santa Rita e della benedizione delle rose. Stiamo guardando insieme ai nostri ospiti in studio quello che sta avvenendo a Cascia e il colonnello Laurenzi ci diceva proprio una cosa, che è un momento proprio di raccoglimento, ma proprio c'è gente che viene da lontano, ma proprio per la stessa Cascia. Certo, e gran parte del corteo è composto, cioè, da gente che abita a Cascia. Io ne ho riconosciuto qualcuno, chi c'ha il negozio, chi guida il pullman, i figli che stanno là. Quindi questa Santa Rita è proprio dentro le persone, quindi è un'altra cosa che ci meraviglia. E non è un momento in cui si corre, ci dicevi, Laura. Sì, no, sì, bisogna andare piano, perché la processione ha un senso proprio di procedere con, come il tempo della storia, piano piano, con varie ondulamenti e ondulazioni che hanno il tempo dell'eternità. Cioè, per questo sembra, dice, ma come, ancora non finisce? No,
non deve finire. Beh, perché insomma, il senso della storia piano piano accompagna le cose della vita. Invece con padre Vittorino riflettiamo proprio sul gran numero di persone, quelle persone che arrivano non solo da Cascia ma anche da tante altre parti d'Italia e anche dall'estero. Perché sono lì? Cosa cercano? Quella immensa folla che noi vediamo rappresenta un po' tutto il nostro mondo di oggi, che dentro si porta speranza e spesso porta tanto pianto, ma i devoti di Santa Rita non sono mai turisti quando vanno a Cascia. Loro portano dentro, hanno il cuore gonfio di qualche cosa, arrivano all'urna di Santa Rita, si inginocchiano, piangono con lei e ricominciano con fiducia il cammino nelle loro famiglie. Il cardinale che ha presieduto, padre Roberto Prevost, è un padre agostiniano, ma lui viene dal mondo missionario. Quando si è laureato a Roma in diritto è andato poi in missione in Perù. Lì si è dato da fare, Papa Francesco lo ha riportato a Roma, ma lui sta lì come un devoto di Santa Rita, un figlio che crede all'abbraccio di Gesù Cristo. E vorrei lasciarvi con questo pensiero: Santa Rita la vediamo nell'icone che ci trasmette. Padre Vittorino, ci stanno chiedendo da linea da Cascia perché è arrivato il momento della supplica. Diamo la linea alla supplica. Questo clima di silenzio, vorrei ancora ringraziare Sua Eminenza il Cardinale, che ha reso questa festa due volte più bella, sia perché, come ha detto l'Arcivescovo, che ringrazio ancora a nome della comunità agostiniana, sia perché rende qui presente in mezzo a noi la Chiesa, il Papa, e sia perché Sua Eminenza è un nostro confratello agostiniano, e per noi questo è un grande onore. Ed Eminenza, la ringraziamo. Ringrazio anche il Priore Generale che si fa sempre presente a questa celebrazione e così sottolinea che veramente questa festa è una festa della Chiesa e una festa dell'ordine agostiniano. Ora pregheremo la supplica a Santa Rita. Portiamo a Santa Rita tutte quelle preghiere, quelle intenzioni che ciascuno di noi ha nel cuore. Ma prima di tutto, come ci ha detto già Sua Eminenza, portiamo una grande preghiera e supplica, quella per la pace e la riconciliazione. Preghiamo per tutta la Chiesa, per l'ordine agostiniano. Supplichiamo Santa Rita che ci aiuti a vivere nella fede anche i momenti più difficili che affronta l'umanità e la nostra vita. Preghiamo. O gloriosa Santa Rita, raccolti attorno a te in questo giorno solenne, con cuore lieto e riconoscente, ancora una volta ci affidiamo alla tua preghiera, che sappiamo potente presso Dio, Padre onnipotente e misericordioso. Tu che hai vissuto le diverse condizioni della vita e conosci le preoccupazioni, le ansie del cuore umano, tu che hai saputo amare e perdonare ed essere strumento di riconciliazione e di pace, tu che hai seguito il Signore come il bene prezioso davanti al quale impallidisce ogni altro bene, ottieni per noi il dono della sapienza del cuore che insegna a percorrere la via del Vangelo. Guarda le nostre famiglie e ai nostri giovani, a quanti sono segnati dalla malattia, dalla sofferenza e dalla solitudine, ai tuoi fratelli e sorelle agostiniani, ai devoti che a te si affidano con speranza. Chiedi per tutti la grazia del Signore, la fortezza e la consolazione dello Spirito,
la forza della prova e la coerenza nelle azioni, la perseveranza nella fede e nelle opere buone, perché possiamo testimoniare davanti al mondo in ogni circostanza la fecondità dell'amore e il senso autentico della vita, fino a quando al termine del nostro pellegrinaggio terreno saremo accolti nella casa del Padre, dove insieme con te canteremo la sua lode per i secoli eterni. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Santa Rita, prega per noi. Ecco, Eminenza, ora le chiediamo un'ultima carità, quella di benedire tutto questo manto di rose, questa rosa che esprime con la sua bellezza, anche con le sue spine, la vita, ma con la sua bellezza esprime il profumo, la santità di Dio. Le alziamo tutte in alto e chiedendo la benedizione chiediamo che davvero ognuno di noi torni a casa portando questo profumo di Dio, questa bellezza di Dio in ogni famiglia, in ogni luogo dove viviamo. Il Signore sia con voi. O Dio, la cui parola santifica ogni cosa, e fondi la tua benedizione su queste rose che ti presentiamo in onore di Santa Rita, e concedi che chi se ne servirà con devozione per i meriti della croce e della risurrezione del Figlio tuo, ne riceva per tua bontà conforto e salute nella malattia, costanza nel seguire ogni giorno il Figlio tuo e nel portare con riconoscenza la propria croce. Per Cristo nostro Signore. Andate in pace. Andiamo, grazie a Dio. Evviva Santa Rita! Evviva Santa Rita! Evviva Santa Rita! E facciamo un bel applauso anche alle monache che ci accompagnano sempre nella preghiera e insieme ai padri sostengono questo splendido monastero. Un bel applauso più forte. Grazie. E riprendiamo la linea da Cascia. Abbiamo vissuto questo momento emozionantissimo. Queste sono le rose che ci ha portato Padre Vittorino. E allora possiamo dire viva Santa Rita. Grazie Padre Vittorino, grazie al colonnello Laurenzi e grazie a Laura Patrioli, a cui va la nostra rosa. Grazie. E viva Santa Rita. Viva Santa Rita. Noi vi salutiamo. Sì, vi salutiamo, però vi diamo appuntamento a domani, perché domani noi siamo ancora qui. Vi aspettiamo per un'altra mattinata da vivere insieme. Domani parleremo di Don Tonino Bello, ma tanto altro ancora. A domani. A domani. Grazie a tutti.